Sono titolare della Galleria Metro Quadro di Rivoli, che ha aiutato l'organizzazione di questa mostra The Changing Room qui a Torino, in spazi di Cubi. E questa mostra è nata nella mente, diciamo, della curatrice Aida El Torai, che è la curatrice del padiglione egiziano alla Biennale di Venezia. E, idealmente era questo quello che si voleva proporre a Venezia, non è stato poi possibile. E quindi, conseguentemente, Aida ci ha proposto di portarlo in Italia e nel resto d'Italia. Io mi sono comunque appassionato da subito a questo progetto, perché mi piaceva la forza, mi piaceva la contemporaneità, mi piaceva lo spirito con cui era stato pensato, e ci ho messo tutto quello che abbiamo potuto noi come galleria, pur essendo una galleria giovane, molto piccola. Abbiamo messo tutto quello che potevamo per poterlo realizzare. È stata un'esperienza anche umana molto bella, perché gli artisti sono stati qui presenti all'installazione della mostra, e quindi si è instaurato un rapporto umano che continua nonostante loro siano ritornati in Egitto e nei loro paesi di origine. L'importanza di questa mostra è quello che secondo me dovrebbe essere una mostra d'arte contemporanea, cioè che tratta di argomenti che stanno succedendo in questo momento, visti con la sensibilità di artisti di questi tempi, di questi giorni, e con gli artisti presenti con cui si può dialogare e ci si può relazionare. Si possono fare domande, si può capire veramente quello che loro hanno voluto esprimere nelle loro opere. E per me questa è stata veramente un'occasione imperdibile per me come gallerista, ma anche come Torino, che ha offerto lo spazio per poterla realizzare, questa mostra.